Ancora un'azienda in difficoltà nel Vicentino, quest'oggi a manifestare sono i dipendenti della Tomet, 250 persone tutta in cassa integrazione straordinaria e ordinaria, queste le loro storie. Io ho tre bambini, hai capito? E al mese quanto è? È un mese, 900 più o meno. Vuol dire avere l'80% dello stipendio e arrivare a fine mese, cioè non arrivare proprio, perché non è continuo, è 800, 600, 800. È dura, cioè non si riesce a vivere giusto. La crisi inghiotte tutti, buoni e cattivi, multinazionali senza volto e operose imprese del nord-est che pure hanno investito in innovazione. E così anche per la Tomet, azienda di lavorazione meccanica a conto terzi, da 35 anni azienda vicentina nel Vicentino, il presente è andato in frantumi. Dopo anni di fatturati record, ad ottobre l'onda lunga della depressione economica ha ridotto la Tomet ad essere ostaggio delle banche e ad una quotidianità di insolvenze e debiti che ha costretto la proprietà, oggi peraltro solidale con i propri lavoratori, a mettere in cassa integrazione 250 dipendenti. Noi chiediamo che questa azienda, che si trova in difficoltà oggi anche perché ha fatto questi investimenti, possa in qualche modo avere un futuro, e quindi noi chiediamo che il 24, quando ci sarà l'incontro in tribunale per approvare il concordato, che questo concordato venga approvato e quindi si dia vita e speranza a questa azienda e a 250 lavoratori. Noi stiamo già utilizzando gli strumenti che ci sono, vorremmo che anche quello che il governo ad esempio ha messo in campo, Tremonti eccetera, venga utilizzato poi dagli istituti bancari per sovvenzionare e credere nel modo di andare avanti delle nostre aziende. Anche lei in cassa integrazione adesso? Sì, purtroppo sì. Cosa significa vivere in cassa integrazione nel 2009? Magra, pochi soldi e si deve tirare la cinghia purtroppo. Solidali con gli operai della Tomet anche alcuni colleghi cassintegrati della Smit di Schio, azienda tessile a rischio sopravvivenza. Siamo 200 dipendenti anche noi quasi e ci stiamo trovando in una situazione che mai avremmo pensato. In cassa integrazione anche voi? Siamo in cassa integrazione ordinaria a rotazione, però molti di noi sono a zero ore e siamo 2 mesi che non percepiamo una lira di stipendio, nemmeno i soldi della cassa integrazione.